Buongiorno ragazzi, diversi di voi mi hanno chiesto come riuscire a rinforzare i muscoli della presa, no? Diciamo che chi si allena in stile calisthenics, ma questo vale poi anche per chi magari si allena abitualmente in palestra e vuole migliorare i muscoli dell'avambraccio, uno degli esercizi principali che secondo me dovrebbe essere, diciamo, introdotto può essere il false grip, ok? Ossia questa falsa presa. Questa falsa presa, a mio avviso, e tra tutti gli esercizi che potete fare per allenare gli avambracci, quello più impegnativo, perché valgono tutti gli esercizi che potete fare con la panchetta, che fate su, giù in questo modo qua, arrotolate la catenella e il disco, però secondo me questi esercizi lavorano un po' sulla resistenza, ma trovano il tempo che trovano, perché se già siete abituati a lavorare con esercizi come le trazioni, quegli esercizi a mio avviso servono realmente poco. Però lo step successivo, se vogliamo diventare più forti con i muscoli, soprattutto dell'avambraccio, dei flessori, dobbiamo andare ad imparare il false grip. False grip che poi sarà determinante se vogliamo andare a fare un muscle up lento, il famoso slow muscle up, oppure se vogliamo sfruttare questo false grip anche nelle skills per fare diciamo delle transizioni da una skills all'altra. Allora siete quasi obbligati a saper tenere questa posizione, che possiamo eseguirla alla sbarra ma anche agli anelli. Ma oggi diciamo che non vi mostro tanto gli esercizi quanto come fare, soprattutto chi di voi all'inizio, per imparare questa posizione del polso. Fermo restando che si trovano anche in rete soggetti che magari eseguono solo muscle up o comunque false grip in maniera totalmente scorretti, dove vanno solo ad appoggiarsi in questa maniera e vanno ad eseguire l'esercizio. Però ovviamente in questo modo qua tutto il carico è sul, diciamo, a contatto con il polso, quindi abbiamo grande carico sull'articolazione qua del polso, e quando ci solleviamo non abbiamo una presa che ci garantisca anche sicurezza nell'esecuzione dell'esercizio. Non a caso alcuni ragazzi mi hanno scritto che mentre stavano eseguendo un muscle up in questa maniera qua è scivolato il braccio mentre si stavano sollevando e sono andati a sbattere con la testa, con il viso contro la sbarra. Quindi il mio consiglio, se ci tenete ai vostri denti, al vostro naso, seguite bene questo mio tutorial, ma soprattutto il false grip sempre con mano avvolgente alla sbarra. In questo modo abbiamo anche la sicurezza di non farci male quando passiamo da un esercizio all'altro e magari siamo in una situazione potenzialmente pericolosa, ma mai appoggiato così. Si vedono ragazzi che fanno slow muscle up appoggiati in questa maniera qua e da qua si sollevano. Ragazzi, così rischiate veramente di farvi male, non è corretto. Mano sempre avvolta, con il pollice che chiude, per avere la massima sicurezza negli esercizi. Quindi oggi due esercizi per introdurvi al false grip che facciamo alla sbarra. Tutto questo che vi mostro va benissimo anche agli anelli, però secondo me la sbarra si presta bene, perché poi chi di voi pratica calisthenics, la sbarra è l'elemento principale. Possiamo fare un false grip, diciamo, a braccia distese e un false grip a braccia piegate. Quindi primo step, braccia distese. Quindi vi mettete in questa posizione, potete lavorare anche su sbarre basse, non per forza sbarre altissime, poi basta che piegate, staccate i piedi, piegate le gambe e rimanete in sospensione. Quindi io prendo la mia sbarra con un false grip e da questa posizione mantengo, ok? Bello disteso, stacco i piedi e mantengo il false grip in questo modo qua. La mano verrà tenuta in questo modo, ok? Dovete avere forza di riuscire a sorreggervi in questa posizione. Quando siete in questa posizione, tutti i muscoli flessori lavoreranno intensamente per riuscirvi a mantenere nella posizione corretta. Tempistiche: tenere almeno 60 secondi. L'obiettivo è arrivare almeno a 60 secondi. Inizialmente non riuscirete probabilmente a tenere neanche un secondo. Vi mettete e la mano va giù. Vi mettete e la mano va giù. In questo caso dovete lavorare con i piedi a terra, lavorando con delle spinte isometriche, ossia piedi a terra, mano in posizione di full grip, e da questa posizione spingete giù la sbarra facendo delle spinte di 5, 10, 15 secondi. Nel corso delle settimane la vostra presa diventerà più forte e magari già dopo il primo mese riuscite a mantenere qualche secondino, diciamo, staccando i piedi, ok?
ok? E vi accorgerete che sarà proprio una cosa graduale, dovete dare tempo al tempo e vedrete che nel tempo, nel giro di qualche mese, riuscirete a mantenere questo false grip. Una volta che riuscite a padroneggiare almeno 30-40 secondi di false grip, possiamo fare un false grip a braccia piegate. Quindi, false grip, da questa posizione io vengo su così, petto alla sbarra e mantengo il mio false grip. Anche qua l'obiettivo sarà cercare di tenere questo false grip per almeno 30-60 secondi. Non è cosa facile, anche qua dovete dare tempo al tempo, ma vi assicuro che questi muscoli rispondono molto bene agli stimoli, diciamo, basati sulla forza resistente, e quindi nel giro di un po' di tempo riuscirete a mantenere anche voi con facilità questo false grip. Come detto, fondamentale per tantissimi esercizi, soprattutto anche perché è un mezzo, diciamo, false grip comodo che vi permette di passare da una skills all'altra in modo più agevole. Nelle prossime puntate vedremo anche magari come eseguire uno slow muscle up sfruttando il false grip o altri esercizi che vanno a richiedere questa presa.